tutto è stato eseguito alla regola. Il nodo, l'assist. Se abbiamo un po' di fortuna riusciamo a vederla questa preda. Ma questa sicuramente è una preda importante. Approfittiamo dei momenti in cui il pesce ci concede qualcosa. Fate questi viaggi, non le minate, non ci sono compromessi. Questa pesca non, questi pesci non te lo concedono. Qua solo un'attrezzatura adeguata. Un po' di fortuna. Bel pesce! Ecco, è entrato il nylon. Il pesce è grande. Eccola qua ragazzi, mamma mia, ragazzi, bella. Che pesce ragazzi, bella, veramente bella, stupenda, grazie Luca, grazie Calù, guardate che pesce ragazzi.
Bellissimo ragazzi, grande Capoverde, grande Boavista! Bene ragazzi, si concludono così due giorni di pesca veramente spettacolari. Il primo giorno Luca ci ha portato su uno spot frequentato da tantissimi wow. Luca, ci siamo veramente divertiti, abbiamo portato in barca circa 20 pesci, molti slamati, veramente veramente divertente. Stavolta abbiamo avuto modo di pescare questi pesci anche con attrezzatura ultralight ed è stato veramente divertente. Poi oggi l'abbiamo dedicata al vertical jigging. Una giornata strana, quando siamo usciti un tempo nuvolo, un mare di fondo molto molto grosso, molto fastidioso, dopo 2-3 ore di giggata, un bellissimo pesce perso, poi più nulla. Allora Luca ha voluto che ci spostavamo, ci siamo spostati e abbiamo fatto un tratto di mare molto lungo. Luca, dove ci siamo portati, dove siamo arrivati? Siamo a est dell'isola, est di Boavista, con un fondale 60-70 metri, dopo va su fino a 40. Benissimo, la scelta è stata quella giusta e per questo ragazzi ribadisco ancora una volta che quando noi ci richiamo a pesca all'estero è importante e fondamentale affidarsi sempre a delle guide che sappiano fare il loro lavoro, perché solo così arriveremo al successo. Non ci sono altre strade, non ci sono scorciatoie. Luca ci ha portato qua, credeva nel posto, come abbiamo iniziato a giggare sono arrivati subito i pesci, abbiamo fatto una pescata veramente di quelle memorabili. Certo, è mancata la ricciola, quella da 50 kg. Ma non è di certo finita qui, e per quello diamo appuntamento alla prossima volta. Ciao! Yeah.